Nella giornata mondiale del volontariato, il 5 dicembre, l'Assemblea legislativa ha ospitato a Palazzo Lascaris un convegno organizzato dal Consiglio regionale del volontariato con il Comitato Volontariato 4.0 e il Centro Servizi di Torino. In Italia i volontari sono oltre 6 milioni, pari a un cittadino su 8 e al 12% della popolazione. Io dirò soltanto tre cose. Primo, non si può vincere chi non si arrende e quindi noi non ci arrendiamo. Secondo, dobbiamo trovare il coraggio non di guardare la nostra stanchezza, le nostre delusioni, ma difendere i diritti dei più deboli, e nella difesa dei diritti non c'è stanchezza che tiene. Terzo, dobbiamo avvicinarsi ai giovani, e questa è la legge della riforma del terzo settore, uno dei pochissimi punti positivi è questo: valorizzare i giovani che fanno magari esperienze meno continuative, ma solo facendo esperienze possono capire la bellezza e il fascino di rendersi utili per gli altri. Abbiamo deciso come Consiglio regionale del volontariato di portare avanti uno dei nostri compiti, ovvero promuovere il volontariato, promuovere la cultura del volontariato. L'incontro di oggi è volto ad informare. C'è in atto una riforma, la riforma del terzo settore, che ci coinvolge. Che cos'è il volontariato? Facciamo una fotografia di che cos'è, di quali sono le sue origini, un minimo di storia, per poi passare a quali possono essere le prospettive nei prossimi mesi e anni, anche dopo che la riforma sarà approvata, sarà resa attuativa, avere un minimo di consapevolezza di qual è l'identità e quale può essere il ruolo del volontariato ed essere propositivi per i prossimi anni.